Il suo nome è Francesco Cozza ed è una leggenda del fantacalcio. Francesco Cozza, detto Ciccio, era infatti un trequartista, una seconda punta che ha fatto brillare gli occhi di tifosi e fantacalciatori nei primi anni 2000. Ha esordito in Serie A con la Reggiana e finito con la Regina, togliendosi diverse soddisfazioni, oltre a una vocale. Era infatti un vero e proprio artista del pallone, penalizzato solo dal fisico esile e dal nome Ciccio Cozza, perché è strano che uno che si chiama così sia forte, dai. Una carriera frenata anche dal carattere spigoloso, ma soprattutto dagli infortuni per Cozza, che chissà quante volte ha esclamato il proprio cognome invertendo le vocali. Ma nonostante tutto, quando era in giornata, era inarrestabile. Un calciatore da celebrare con un murales ad hoc o almeno un piatto di pesce. Nonostante i problemi, ha infatti realizzato ben 46 gol in Serie A, con le maglie di Cagliari, Lecce, Regina e Siena. Perché Francesco Cozza era un talento cristallino, semplicemente una leggenda del fantacalcio.